Bentornati sul mio canale ragazzi, io sono Grottesco Peppe e oggi finalmente dopo tanto tempo vi porto un video interessante dove parlerò sulla questione River Calamity o Divine Slasher. Qual è la migliore? Prima di iniziare ci tenevo a dire che questo video sarà il più specifico possibile. Parlerò solo ed esclusivamente delle Longsword e in particolare dell'affettatore divino e della River Calamity, l'arma di Devil Joe, in italiano non mi ricordo come si chiama. Se siete interessati in generale alle altre armi e a questa meccanica da un punto di vista più globale, vi lascio tre link in descrizione. Bene ragazzi, iniziamo subito a parlare di come si calcola il danno su Monster Hunter World. Allora, sullo schermo troverete tutto quello che dico. Innanzitutto si parte dal True Damage. Il true damage, o il danno vero che si fa quando si colpisce la parte di un mostro, è il danno dell'arma diviso un moltiplicatore specifico per ogni arma. Questi moltiplicatori sono moltiplicatori nascosti, ovviamente. Per la Longsword il moltiplicatore vale 3,3. Se siete curiosi e volete sapere i vostri moltiplicatori delle altre armi, qua sotto ci sono i link per scoprirli. Dopodiché, questo valore che ottenete si moltiplica per un moltiplicatore di acutezza. Abbiamo la lama rossa, gialla, verde, blu e bianca su Monster Hunter World. Maggiore l'acutezza, maggiore questo moltiplicatore. Quindi va da sé, maggiore è l'acutezza di un'arma, maggiore danno si fa. Però attenzione, è solo una conseguenza. Quindi se ne abbiamo la lama bianca, abbiamo un moltiplicatore di 1,32. Con la Longsword è un pochettino differente, perché effettivamente il nostro moltiplicatore di acutezza su Monster Hunter World non è di 1,32, bensì di 1,45. Questo perché la Longsword, nei vecchi capitoli, quando caricavi la barra spirito completamente, essa iniziava a lampeggiare e l'arma in sé riceveva un bonus in acutezza. Questo bonus era del 13%, quindi noi andiamo a sommare 1,32 più 0,13 e arriviamo al famoso 1,45. C'è un altro moltiplicatore nascosto nella Longsword che era presente sul Monster Hunter Freedom Unite e stiamo parlando del 5% di bonus in attacco se colpiamo con il centro della lama. Quindi nel momento in cui noi colpiamo una parte del mostro, o in questo caso la colonna dell'area addestramento, con il centro della lama, il danno sarà leggermente più alto. Dopodiché si moltiplica per il motion value, ossia ogni mossa della Longsword, ma così di tutte le armi, c'ha un moltiplicatore. Questo moltiplicatore viene detto motion value in inglese. Quando noi ad esempio facciamo un fendente, questo motion value è di 0,25. È sempre un moltiplicatore come gli altri due, come per il moltiplicatore di acutezza e come vedremo in seguito per il moltiplicatore della corazza del mostro. Il motion value, stavo dicendo, della Longsword, quello appena sguainate l'arma e premete triangolo su PlayStation 4 o se siete su Xbox One con Y, quel fendente iniziale ha un motion value di 0,25. Questo numero lo andiamo a moltiplicare al numero ottenuto prima. Dopodiché moltiplichiamo il tutto per il moltiplicatore della corazza del mostro. Infatti ogni mostro ha un moltiplicatore in base al punto in cui noi lo andiamo a colpire. Noi in questo caso prendiamo la colonna dell'area addestramento a un moltiplicatore di 0,7 del danno raw. Se l'arma è elementale, si aggiunge ovviamente una parte, non solo c'è il raw, ma c'è anche l'elemento. Il danno elementale va diviso per 10. Questo numero lo moltiplichiamo per l'acutezza per l'elemento, ossia ad ogni acutezza corrisponde un moltiplicatore di elemento. Per la lama bianca il moltiplicatore è 1,125. A tutto questo moltiplichiamo per il moltiplicatore elementale della corazza del mostro. Ogni mostro non solo ha il moltiplicatore in ogni punto per il raw damage, ce l'ha anche per l'elemento. Noi andiamo a prendere in considerazione sempre la colonna. La colonna è debole a tutti gli elementi, il moltiplicatore è lo stesso ed è di 0,3. Quindi questo moltiplicatore, sia raw damage sia elementale, cambia costantemente in base al non solo al mostro, ma in base alla parte in cui noi andiamo a colpire. Dopo questa noiosissima introduzione che abbiamo fatto su come si calcola il danno in generale con le Longsword su Monster Hunter World,
andiamo finalmente a parlare delle due singole armi che a noi interessa veramente, quindi Divine Slasher e River Calamity. La prima ha un raw damage di 693, quindi dobbiamo dividere questo valore per il suo moltiplicatore nascosto, che è 3.3, e otteniamo 210. Poiché la Divine Slasher ha solo raw, non c'ha elemento, possiamo applicare su di essa il bonus non elementale, che è presente in tutti i set che andremo a fare, ovviamente, per testare quest'arma. Quindi avremo un moltiplicatore al danno, al raw damage, di 1,1. Quindi facciamo 210 per 1,1 e troviamo il valore di 231. A questo numero andiamo a moltiplicare il moltiplicatore di acutezza, che è, abbiamo detto prima, 1,45. Poi andiamo a moltiplicare al numero ottenuto 0,25, che è il motion value del fendente normale della longsword. Per la parte del mostro andiamo a considerare la colonna dell'area addestramento, che ha 0,7 come moltiplicatore del raw damage. La Divine Slasher si ferma qua. Quindi se abbiamo svolto tutto correttamente dovremmo fare appunto il danno da noi stabilito, cioè 59. In realtà sarebbe 58,6, però è approssimato a 59, è approssimato per eccesso. Infatti otteniamo il numero 59 con il fendente della longsword, ovviamente con un colpo normale, non quando andiamo a crittare. Diamo ora un'occhiata alla katana del Devil Joe. La River Calamity parte con un attacco di 759 e un elemento di 210. Per ora occupiamoci del raw damage. 759 va diviso per 3,3 e otteniamo 230. 230 va moltiplicato per 1,45, che è il moltiplicatore dell'acutezza bianca. Questo numero che troviamo va moltiplicato per il motion value di 0,25. Infine moltiplichiamo il tutto per 0,7. Otteniamo così 58,3625. Approssimandolo per difetto questa volta, otteniamo il numero 58. Notiamo fin da subito che la differenza del raw damage tra la Divine Slasher e la River Calamity è di appena un punto. Infatti, se non ricordate male, la Divine Slasher aveva 59. Ora occupiamoci dell'elemento. L'elemento va diviso per 10. Otteniamo così 21. 21 lo dobbiamo moltiplicare per il moltiplicatore di acutezza elementale, quindi 1,125. Otteniamo così 23,625, che viene moltiplicato ancora una volta per 0,3, che è la corazza elementale che ha la colonna nell'area addestramento. Otteniamo così 7,0875, approssimato per difetto a 7. Ora non ci rimane che sommare 58, che è il raw damage, più 7, che è l'elemento, e otteniamo 65. Quindi, se abbiamo fatto i calcoli correttamente, dovremmo ottenere sulla colonna un danno di 65. 58 più 7. Difatti, la pratica conferma la teoria. Abbiamo ottenuto 65 di danno. Sul palo la River Calamity fa ovviamente più danno. Quindi la River Calamity è sempre stata superiore alla Divine Slasher perché il suo raw è praticamente uguale, differenza di un punto, e in più c'è anche l'elemento? Beh, la risposta è semplice. No. E qui entra in gioco un fattore determinante. Stiamo parlando dell'affinità. Come ben sapete, la River Calamity ha un'affinità di meno 25%, mentre la Divine Slasher 0%. Una volta, prima della patch del Behemoth, era praticamente sempre conveniente andare ad attaccare un mostro con la Divine Slasher. Questo perché il danno accumulato durante l'intera caccia era superiore al danno accumulato alla stessa caccia usando però la River Calamity. Pochi erano gli esempi dove era meglio usare la River Calamity. E stiamo parlando di mostri che erano veramente molto deboli al drago, ma soprattutto la caccia durava poco. Con l'avvento del Behemoth e con i suoi set broken al 100%, abbiamo la Wow! possibilità di mettere affinità al 100% su ogni set.
Quindi, sia che noi andiamo con la Divine Slasher, sia che andiamo con la River Calamity, abbiamo sempre il 100% di affinità. Quel meno 25% sparisce. La River Calamity non è più penalizzata con i set del Behemoth. E ripeto, utilizzando i set del Behemoth, la River Calamity non è più penalizzata. Meno 25% corrisponde a un quarto di danno in più se crittiamo, un quarto di danno in meno se crittiamo in modo negativo. Arrivati a questo punto del gioco, la River Calamity è superiore. Non ci sono dubbi. Basta un minimo di debolezza al drago per qualsiasi mostro e la River Calamity è superiore, utilizzando il set con 100% di affinità. E lo voglio sottolineare. Quando invece un mostro è 0% debole al drago, in quel caso la Divine Slasher è ancora superiore. Però ripeto, sono pochissimi i mostri che sono per nulla deboli al drago, quindi per la maggior parte dei casi sarà sempre più conveniente utilizzare la River Calamity. Mi dispiace avvertire gli utenti di PC perché per adesso, poiché non è uscito ancora il Behemoth e non è uscito nemmeno ancora il Teostra arcitemprato, non si possono creare i set con 100% di affinità utilizzando la River Calamity. Quindi per i giocatori di PC la Divine Slasher è ancora superiore. Per i giocatori di Xbox One, per i giocatori di PlayStation 4, che avete la possibilità di utilizzare set di Behemoth barra Teostra arcitemprato, utilizzateli. E in quel caso la River Calamity è superiore. Spero di aver risolto con questo video tutti i dubbi delle persone che avevano pareri contrastanti sulla validità di queste due spade lunghe. Molte persone mi scrivevano nei commenti vedendomi giocare principalmente con le longsword, se non esclusivamente con le longsword, mi scrivevano: ma secondo te è meglio la Divine Slasher o la River Calamity? Io cercavo sempre di rispondere, però una risposta scritta, quelle 4-5 righe, non sono sufficienti. Allora ho deciso di fare un video per mettere insieme tutte le idee e chiarire una volta per tutte la domanda più frequente che mi è stata posta. Io vi ringrazio di aver visto questo video, spero abbiate apprezzato il mio lavoro. In tal caso potete segnalarmelo con un like e se vi va iscrivetevi al canale per restare aggiornati sugli ultimi video che porterò sul mio canale. Ultimissima cosa, prima di terminare il video, volevo farvi sapere che in questo periodo mi sono allontanato da Monster Hunter World e ho iniziato a giocare a Monster Hunter Freedom Unite. Quindi per il futuro penso di portare qualche video su Monster Hunter World, ma saranno video piuttosto informativi, non saranno speedrun, perché non mi sto più allenando su Monster Hunter World, ma mi sto esclusivamente allenando su Monster Hunter Freedom Unite. Se avete dubbi, domande, incertezze, scrivete nei commenti, io appena li leggerò cercherò di rispondere immediatamente. Ancora un saluto e grazie ancora.